Ciao bambini, ciao a tutti. Oggi faremo un sole bellissimo, il sole di saltabanco. Perché vi propongo il sole di saltabanco? Perché il sole di saltabanco in questi giorni che è in casa, chiuso, 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 è molto triste e sta tutto il giorno alla finestra a spiare per guardare se incontra qualche bambino. Quindi adesso ognuno di voi avrà un sole di saltabanco. Gli ingredienti per fare il sole di saltabanco. Si prende un piatto del sottotorta, si prendono delle cannucce colorate, poi io ho trovato dei tubi dell'elettricista che avevo in casa e poi vi spiegherò che cosa faremo con i tubi dell'elettricista, dei tappi, delle bottiglie, dei detersivi e naturalmente se avete dei bottoni. E colla caldo, oppure chi non ha la colla caldo utilizzerà il vinamil. Partiamo all'opera. Prendiamo il nostro sottotorta, scegliamo con che colore iniziamo per fare il primo raggio di sole del nostro sole di saltabanco e iniziamo ad incollare. Una passatina di colla, attenzione alle dita per chi usa la colla caldo, e voilà! Attaccato un raggio. Guardate che meraviglia! Io sono partita con il blu. Poi, siccome dobbiamo farlo veramente carino e dobbiamo stare attenti, contiamo. 1, 2. Chi non ha le cappette per contare, mettele su due dita e trova la distanza. E così iniziamo con il secondo raggio. Il secondo raggio di sole io lo farei rosso. Benissimo. Quindi due raggi di sole. Adesso ripartiamo con il terzo raggio di sole. E io scelgo il verde. E voilà! Che ne dite? Benissimo, adesso sto incollando il blu, l'ultimo blu, e ho terminato di incollare tutte le cannucce. Che vi sembra? Secondo me è molto carino. Lo appoggiamo di nuovo sul tavolo, facciamo attenzione di non piegare le cannucce e prendiamo questi tubicini da elettricista, penso, così a me sembra. E perché li faremo diventare due bellissimi occhi. Sono due occhi da sole di saltabacco extraterrestre, perché è talmente stufo di stare in casa che dalla finestra con questi super occhi cerca i bambini. Adesso vediamo se rimangono incollati e come sarà carino il nostro sole. Un occhio lo mettiamo qua. Accidenti, più che occhi sembrano delle proboscidi. Però, secondo me, è una bella idea. Quindi, vi faccio vedere. Super occhi del sole di saltabanco. Ci mettiamo le pupillone, che si sono dilatate tantissimo a forza di guardarla dalla finestra. E lui sta tutto il giorno, e quando vede un bambino sbatte i raggi, ci sono i raggi che vanno a destra, a sinistra, è come se lui avesse delle antenne anziché i raggi. Ecco qua, le super pupillone sono a posto. Poi ci facciamo un bel nasone. Che ne pensate di un naso bianco? Guardate, sta proprio bene il naso bianco. Secondo me è un'abbinata vincente. Benissimo, il naso bianco, e voilà, e il naso. E poi per la bocca ho pensato di utilizzare dei tappini. Penso che tutti a casa avete dei tappini. Facciamo una bella boccuccia, una super incollata. Uno qua, uno rosa ancora più chiaro, uno piccinino, un altro molto piccolo e questo ultimo è proprio ultimo, ultimo, ultimo per rendere una bocca super felice. Ecco qua il nostro sole di saltabanco che non è finito però. Perché il sole di saltabanco, oltre che essere molto colorato e secondo me molto bello, è anche molto vanitoso. E quindi ci facciamo delle sopracciglia con delle cannucce. Io le farei diverse, perché così lui è veramente super colorato.
ho deciso di fare una sopracciglia rossa ed una sopracciglia blu. Adesso finisco di incollare, poi vi faccio vedere il mio lavoro terminato e sicuramente se anche voi piace, eccolo qua, è super finito. Se anche a voi piace il sole di saltabanco, con grande facilità lo potete fare. Il sole di saltabanco vi aspetterà, speriamo, presto, molto presto, per giocare insieme a voi. Ciao!